che cosa ci restituisce l'immagine che avete avuto fino a questo momento delle risorse o immagini di risorse esterne. E però noi abbiamo il manuale digitale ci offre delle altre cose. Questo è un esempio del manuale poster dell'aggiunto editore, dove vedete di fianco il manuale, che se fosse soltanto così sarebbe un PDF e basta, e poi all'interno del manuale una serie di funzioni che addirittura tendono a trasformare il manuale in un ambiente lean a prescindere dalla lean, cioè senza vedere lean, e cioè sottolineature, creazione di note. Questo è l'ambiente didattico digitale, è il futuro del manuale sostanzialmente, ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, starei per dire. Questo è la somma, diciamo, non abbiamo potuto naturalmente mostrare tutto, però in questa mappa si sottolinea una caratteristica, la necessità di collegare le risorse con le operazioni cognitive che noi facciamo per la costruzione della conoscenza storica. Se non facciamo in questo modo, le tecnologie vivranno una vita separata dall'insegnamento e dall'insegnante di storia. Dobbiamo fare lo sforzo di portare queste risorse all'interno